organizzare un weekend, passare qualche giorno a visitare la nostra bellissima Italia, allora vi suggerisco una visita che è assolutamente imperdibile. Siamo in Abruzzo, siamo in provincia di Chieti, un castello medievale che vi lascerà senza parole. Si chiama Rocca Scalegna. È un castello che sembra quasi sospeso in aria perché si erge sopra a uno spuntone roccioso. Il paese, il borgo è attrezzato benissimo per far visitare il castello. Si paga un biglietto e si visita anche internamente. È medievale e conservato perfettamente. Ha un aspetto anche molto minaccioso perché era un castello assolutamente con la funzione difensivo e ancora oggi ha questo aspetto impenetrabile, ti trasferisce proprio la sicurezza che doveva dare nel Medioevo. Insomma, è una visita imperdibile. Vi lascio ai video che ho girato proprio ieri in questa località che davvero è una di quelle chicche italiane che forse si conoscono troppo poco. Saliamo in auto naturalmente verso il borgo di Rocca Scalegna, che è situato ai piedi di questo famoso castello che andremo a visitare oggi, questo castello medievale meraviglioso. Il borgo di Rocca Scalegna è davvero uno di quei piccoli caratteristici paesini, tutti con le case in pietra, le facciate colorate, insomma, è molto pittoresco, è chiaramente i paesi caratteristici dell'Abruzzo, ma la cosa proprio dominante su tutto questo castello meraviglioso che si raggiunge attraverso un percorso panoramico, una stradina che si arrampica su questo sperone di roccia, ma che chiaramente è fatta tutta a scalini, molto comoda, dai, diciamo, niente di impossibile e comunque fa parte del fascino. Completa sicuramente questo quadro medievale, questo panorama che ci circonda, la bellezza delle montagne, di tutti i dintorni che si scorciano appunto potendo salire su questa stradina che ci porta prima in cima verso la biglietteria dove si fa il biglietto per visitare il castello e poi ci permette proprio di salire e di entrare all'interno. Insomma, abbiamo fatto questa passeggiata, c'era questo vento che vedete le foglie intorno come si muovono, ma è stato davvero estremamente piacevole, bellissimo. Il castello di Rocca Scalegna, che adesso piano piano, come finiremo di salire, ci ritroveremo proprio sopra. È un castello che io non avevo mai visitato e che sinceramente mi è dispiaciuto perché è davvero una cosa talmente bella che se neanche noi italiani la conosciamo è davvero un peccato. Uno di quei gioielli, insomma, che abbiamo in Italia. È famoso sicuramente per la sua architettura medievale, ben conservata e soprattutto per la posizione suggestiva su questa rupe. Appunto rocciosa, che lo rende anche uno dei siti più iconici dell'Abruzzo, perché se tu cerchi i luoghi da visitare in Abruzzo ti viene fuori questo castello. Risale al XIII secolo la costruzione, è stato testimone di tantissimi eventi storici nel corso dei secoli, insomma, quindi lo vediamo a queste torri belle fortificate, offriva sicuramente molta protezione contro gli attacchi dei nemici. È sicuramente un castello difensivo, come vi dicevo. Adesso, finita questa piccola salita, entriamo nel castello. Dopo un piccolo cortile con degli affacci che sono davvero mozzafiato, si entra nelle sale principali dove, diciamo, l'attrazione, oltre a questi strumenti di tortura medievali e comunque anche del periodo dell'Inquisizione, la cosa più particolare che si può vedere qua dentro
il lanciafiamme bizantino. Adesso questa era la sedia dove si interrogavano le donne nel periodo dell'Inquisizione. Insomma, questo l'abbiamo sicuramente visto anche in altri castelli, ma il letto appunto dove venivano come tortura stese, insomma, le vittime. E insomma, ecco, siamo arrivati adesso al lanciafiamme bizantino. Vi dicevo che è un particolare incredibile, risale appunto all'epoca bizantina. Si tratta di un dispositivo progettato per sparare fuoco in modo controllato, mirato contro i nemici durante gli assedi. Insomma, questo era assolutamente innovativo e l'utilizzo di questo lanciafiamme davvero contro le truppe nemiche creava sempre scompiglio, paura, insomma, era qualcosa di estremamente moderno all'epoca. All'interno del castello poi ci sono altre sale da visitare, si sale sulla torre, questi affacci continuamente sono meravigliosi perché appunto danno questi scorci sulla valle sottostante ed è un'esperienza bellissima da fare, un'esperienza bellissima, una di quelle opportunità che abbiamo noi italiani che abbiamo ovunque ci giriamo delle perle di bellezza incredibili e se non le conosciamo neanche noi è un peccato. È un castello bellissimo che vi consiglio appunto di venire a visitare in Abruzzo se ci passate perché ne vale davvero, davvero la pena. Arrivederci al prossimo video, un abbraccione.